Abbiamo convocato questa conferenza stampa in abbastanza anche d'urgenza perché noi siamo due, siamo Gianluca Vacca e Daniele Grosso, siamo due parlamentari abruzzesi e da tempo ci stiamo occupando di una questione ambientale, di un'urgenza ambientale che c'è nel nostro territorio. C'è un progetto di realizzazione di un impianto di estrazione, raffineria a mare, davanti a un costituendo parco nazionale, uno dei tratti più belli della costa abruzzese, che è stato sbloccato grazie all'approvazione del decreto sviluppo l'anno scorso, insomma, grazie all'articolo 35 che permetteva di riprendere tutti i progetti che erano stati bloccati perché la legge precedente impediva la realizzazione di questi impianti entro 12 miglia. Invece con l'articolo 35 del decreto sviluppo, su cui ricordiamo c'è stata la fiducia, e ha permesso lo sblocco di tutti questi progetti, tra cui quello che ci interessa a noi, che si chiama Ombrina Mare, un progetto portato avanti da una società, la Medol Gas Italia, che fa parte della società inglese Medol Gas, e che è uno dei tanti progetti appunto di trivellazione di cui il nostro mare Adriatico, insomma, è pieno. Ma è un progetto particolarmente grande perché tutta una serie di specifiche tecniche molto impattante dal punto di vista ambientale. Ci stiamo occupando di questo perché tutto l'Abruzzo si è schierato praticamente contro questo progetto. C'è stata una forte mobilitazione tutta la regione, anche degli enti locali. La regione è intervenuta, ma tardivamente però è intervenuta. Abbiamo criticato anche l'opera della regione, ma comunque c'è stata una forte sollevazione. Noi siamo andati già, abbiamo già presentato un'interrogazione parlamentare su una procedura di VIA del Ministero dell'Ambiente, perché il Ministero dell'Ambiente sta rilasciando attualmente la procedura di VIA su questo progetto che è stata richiesta dal Ministero dello Sviluppo, e siamo già andati una volta e siamo tornati ieri per richiedere accesso agli atti, per studiare insomma tutti gli atti inerenti a questo documento e valutare quello che è successo, il comportamento degli enti preposti. Mentre guardavamo questi atti, abbiamo trovato una lettera protocollata dal Ministero dell'Ambiente. Quindi una lettera, un atto ormai pubblico, che fa parte del faldone di questi atti, dove, ve la leggo testualmente, tanto non è lunga, dove la Medol Gas Italia S.p.A., indirizzata al ministro Clini, dottor Corrado Clini, scrive testualmente: come ampiamente più volte rappresentato in passato, le attività della nostra società sono state duramente colpite dalle disposizioni introdotte con il decreto legislativo del 2010, il quale ha emendato un decreto legislativo del 2006 in modo da introdurre drastiche restrizioni, tra l'altro, dell'attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi nei mari italiani. I danni elevatissimi che nell'assenza di correttivi legislativi la nostra azienda è destinata a subire sono stati già esposti e quantificati agli uffici del suo ministero in occasione di precedenti incontri. A tali danni, qui sono stati gli incontri in cui la Medolla ha illustrato al Ministro dell'Ambiente i danni derivanti da questa legislazione. A tali danni, come è noto, vanno aggiunte le conseguenze negative per l'intero sistema energetico italiano nel suo complesso, a causa della perdita certa di investimenti, introiti fiscali, royalty e non ultimo di posti di lavoro diretti e indotti. L'articolo 35 del decreto legge 83 del 22 giugno 2010, allora la lettera è del 27 giugno, questo decreto è stato del 22 giugno, quindi la lettera di 5 giorni dopo il decreto sviluppo, pubblicata in Gazzetta, soddisfa le suddette esigenze da noi in passato prospettate, laddove in particolare prevede di fare salvi i procedimenti concessori in materia di idrocarburi offshore che erano in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. E ora veniamo all'ultimo capoverso. Desideriamo esprimere un doveroso apprezzamento, è una lettera del Ministero dell'Ambiente, per il prezioso contributo apportato da lei e dai suoi collaboratori per l'individuazione della soluzione poi adottata dal governo al fine di porre riparo ad una situazione insostenibile, oltre che ingiusta per gli operatori del settore, e auspichiamo un positivo completamento dell'iter di presentazione alle Camere per una sua definitiva e rapida approvazione. Ripeto, desideriamo esprimere un doveroso apprezzamento per il prezioso contributo apportato da lei, Ministro dell'Ambiente, e dai suoi collaboratori, non si sa quali, per l'individuazione della soluzione poi adottata al Governo. Quindi da questa lettera si evince che il Ministro dell'Ambiente, che dovrebbe, Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha prospettato
avrebbe prospettato la soluzione adottata dal governo, cioè l'articolo 35 del decreto sviluppo. Avrebbe di fatto prospettato la soluzione per sbloccare tutti i progetti di trivellazione che erano sospesi dalle normative precedenti e dando il via di nuovo, riaprendo le procedure per appunto portare avanti questi progetti. Allora, secondo noi è una lettera, abbiamo fatto subito un'interrogazione parlamentare per chiedere spiegazione al Ministro in merito a questo suo prezioso contributo, in che cosa consiste questo contributo, sapere come sono andate le cose, per vedere insomma il Ministro Clini che ruolo ha avuto, che rapporti ha con la società Medoil, Italia S.p.A. e soprattutto con tutte le società petrolifere, tutte le società che trattano questo settore. E per noi il ruolo che viene prospettato al Ministero dell'Ambiente in questa vicenda non è un ruolo di garanzia. Il Ministero dell'Ambiente dovrebbe rilasciare la via, dovrebbe applicare la legge e tutelare appunto l'ambiente e il territorio. Non dovrebbe tutelare gli interessi delle società petrolifere. Gli interessi delle società petrolifere sono spesso opposti e non sono coincidenti con gli interessi del territorio per quanto riguarda tutela e valorizzazione dell'ambiente. Quindi ci sembra una lettera veramente significativa di come il ministro tecnico abbia operato in questo anno e mezzo. Perché se il Ministro dell'Ambiente prospetta soluzioni alle società petrolifere per sbloccare i loro progetti, invece di pensare ad ascoltare i cittadini, i comitati territoriali, coloro che vogliono, che si oppongono a questi progetti, allora qualcosa sicuramente non ha funzionato. Il Ministro dell'Ambiente non ha fatto il suo dovere per noi, non ha fatto quello che dovrebbe fare, cioè tutelare il territorio e il mare. Quindi noi ci riserviamo di intraprendere altre azioni, il discorso ovviamente va avanti, ma volevamo portare all'attenzione dei cittadini italiani questa lettera, dalla quale appunto si evincono dei rapporti, dei quali abbiamo chiesto spiegazioni allo stesso Ministro, poco chiari e non improntati alla tutela dell'ambiente e del territorio, tra il Ministro Clini e la società petrolifera. Probabilmente questa lettera ci è capitata così, non sappiamo se il Ministro Clini, abbiamo chiesto, ha avuto rapporti similari anche con altre società petrolifere. Sta di fatto che è molto grave, secondo noi, che il Ministro dell'Ambiente addirittura abbia un ruolo attivo nello sbloccare questi procedimenti, questi progetti, che sono contrari appunto alla tutela e a quello che i territori, i comitati, i cittadini, gli enti locali, le associazioni di categoria e tutti quanti invece non vogliono e ai quali si oppongono. Questo è il senso della conferenza di oggi. Ci sono domande? Sì, vi diamo il comunicato stampa, nel quale sostanzialmente detto questo c'è anche una breve storia del tutto l'iter. E parti stralci la lettera e la lettera stessa allegata che sono importanti le date perché questa lettera interviene 5 giorni dopo l'approvazione del decreto legge e la pubblicazione del decreto legge del 26 giugno, quindi questa lettera successivamente nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi abbiamo chiesto, vogliamo sapere dal Ministro che ruolo ha avuto in questa vicenda, che cosa ha fatto, se per lui è normale che il Ministro dell'Ambiente, ripetiamo, abbia questi rapporti con le società petrolifere e chi sono i collaboratori e che ruolo hanno avuto in questa storia. Aggiungo una cosa, interrogazione parlamentare firmata da quasi tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, quindi non è soltanto presentata da noi perché abbiamo subito fatto presente questa lettera a tutto il gruppo nelle riunioni di oggi e tutti quanti sono rimasti esterrefatti da questa lettera e quindi hanno voluto firmare l'interrogazione parlamentare insieme a noi. Sì, la presentiamo adesso, oggi stesso.